cos'è? Aspettiamo un giro. Problemi? Assetà? Gruppi? Domande? Domande? Allora, come annunciato, oggi abbiamo con noi Gianni Ferrari e, come vi ho spiegato questa mattina, alcune storie imprenditoriali da raccontarci, dei momenti interessanti, come dice stamattina, ha un bel passato, un bel futuro da raccontare. Lo ringrazio per essere venuto con noi e lo ringrazio in anticipo perché sono sicuro che vi racconterà, vi darà tanti stimoli anche per credere in voi stessi e per capire come si può poi realizzare qualche cosa credendo in se stessi, ovviamente avendo un approccio corretto. Ha delle belle storie da raccontarvi e, come al solito, vi chiedo di raccontare un po' della sua vita. Grazie professore. Ciao a tutti, grazie di essere qui ad ascoltare un anziano che direte cosa c'entra lui con noi. Io vi parlerò di alcune cose strane. La prima cosa strana di cui vi parlerò sono delle arance blu. Qualcuno di voi le ha viste ancora le arance blu? Alzi la mano chi ha visto le arance blu. Nessuno. Le ho viste io. Le ho viste perché le ho disegnate. Ero un ragazzino, ero un bambino, facevo la seconda elementare, e quando facevo la seconda elementare io era appena passata la guerra, quindi c'era molta povertà, non c'erano i set di pennarelli, di cose colorate. Ci si arrabattava con quel che si poteva e un giorno la maestra ci aveva detto di disegnare un albero di arance e io avevo il cassetto marrone e ho fatto il tronco, avevo il verde e ho fatto le foglie, non avevo l'arancio, però avevo il blu, per cui ho disegnato tante belle arance blu. Naturalmente voi sapete come sono crudeli i bambini. Tutti i miei amichetti mi prendevano in giro, stavo dicendo mi prendevano per il culo, ma mi prendevano in giro. Fortunatamente la maestra invece era una persona intelligente e quando ha visto il mio disegno, invece di ridere anche lei, ha cominciato a enfatizzare la mia creatività, la mia immaginazione, il fatto che non mi ero fermato davanti alla difficoltà perché non avevo il pennarello arancione. Insomma, ho capito che pur essendo uscito dalle strade tracciate e percorse, avevo fatto qualcosa che era stato comunque apprezzato. Non l'ho più dimenticata questa cosa. E da allora, ogni volta che dovevo fare qualcosa, non solo disegnare, cercavo il modo e la strada per fare un'arancia blu, per uscire da quello che era già stato fatto, per inventarmi qualcosa di nuovo, per percorrere delle strade che non avevo ancora visto percorrere. Arancia blu. Ne ho fatte tante e ve le racconterò, ma prima di raccontarvi quelle che ho fatto io, che sono un piccolissimo operatore dell'economia, vi racconterò di persone geniali che hanno fatto delle arance blu. E conterrò il mio racconto a persone geniali, con cervelli geniali, italiani. Perché in questo periodo in cui c'è pessimismo, c'è paura,
siamo quasi annichiliti da questa crisi che non passa, dal lavoro che non si trova, da tutta una serie di informazioni che ci vengono date e che ci fanno paura a volte. Probabilmente fanno più paura alle persone della vostra età che a me, che comunque camperò ancora 2 mesi, tutta la mia carriera l'ho già fatta, 3, dai, facciamo 3. Perché dai cervelli italiani sono uscite le invenzioni, le scoperte che davvero hanno cambiato il mondo. Pensate a Fermi con l'energia nucleare, o a Meucci col telefono, o a Marconi con la radio, o a Forlanini con l'elicottero, o a Natta che ha inventato la plastica. Persone geniali, eccezionali, che hanno pensato che le arance potevano essere blu e che, sfidando l'incredulità, inseguendo il loro sogno, lo hanno raggiunto. Hanno fatto delle scoperte, delle invenzioni che hanno cambiato il mondo. Ne ho citati alcuni, ma potrei citarne tanti, Dulbecco, Rubbia, ma uno in particolare ho lasciato per ultimo, perché su questo mi soffermerò leggermente. C'è questo signore che nasce a Vicenza, si laurea in fisica all'Università di Padova, summa cum laude, stiamo parlando della fine degli anni 60, e questo signore, del quale voglio parlarvi un attimo, si chiama Federico Faggini. Alzi la mano chi di voi sa chi è Federico Faggini. Diciamo il 3%, il 4%. Diciamo che glielo ho detto stamattina. Ah, questo è un basso trucco del professore. Mi hai anche raccontato tutto, quindi mi risparmio. Allora, Federico Faggini, che voi non conoscete, è l'uomo che ha cambiato davvero il mondo in cui vivete voi, in cui viviamo noi. Adesso facciamo un'altra prova. Alzi la mano chi sa chi è Steve Jobs. Tutti. Chi sa chi è Bill Gates. Prime page di Google. Pochi, però Google lo sapete tutti cos'è. Zuckerberg di Facebook. Bene, nessuno di questi signori, e potrei aggiungere quelli di Twitter, Amazon, potrei aggiungerli tutti, nessuno di questi signori sarebbe esistito se da Vicenza, Italia, non fosse partito per gli Stati Uniti un signore che si chiama Federico Faggini, il quale è andato negli Stati Uniti ed è entrato in un'azienda piccolina allora. Lui era la matricola numero 13, quindi era un'aziendina da 12 persone, una start-up, direste oggi, diremmo. Ma questa aziendina gli ha dato la possibilità di cercare la sua arancia blu, di inseguire il suo sogno. E il suo sogno era la possibilità di far passare le informazioni e l'elaborazione su una cosa piccolissima che si chiama microchip. Federico Faggini è l'uomo che ha inventato il microchip, che fa funzionare tutti i computer del mondo, tutti i telefonini del mondo, tutte le lavatrici, le automobili, le macchine fotografiche, tutto. Qui faccio un piccolo spot pubblicitario. Il 6 di novembre ci sarà un convegno a Brescia all'Università di Via Branze dedicato alla figura di Adriano Olivetti, e l'ospite d'onore sarà Federico Faggini. Quindi ragazzi, io mi raccomando, non ve lo perdete, perché sarebbe come se vi perdeste Leonardo da Vinci. Il sito sul quale registrarsi è olivettidei.it, e qui finisco lo spot e continuo la chiacchierata.
pochi di voi sanno che dentro a questi oggetti che li fa funzionare c'è un algoritmo software che si chiama l'algoritmo di Viterbi. Viterbi non è un cognome americano, è un cognome bergamasco. L'uomo che ha fatto funzionare i telefonini, che fa funzionare i telefonini di tutto il mondo, si chiama Andrea Viterbi da Bergamo. Oggi vuole essere chiamato Andrew e vive permanentemente negli Stati Uniti. Noi abbiamo preso tutti questi cervelli che io vi ho elencato, Fermi, Forlanini, Natta, Fazzini, Viterbi, Bulbecco, li abbiamo esportati. Ci siamo specializzati. Da 60 anni siamo diventati degli specialisti. Esportiamo cervelli e importiamo piedi. Esportiamo Fazzini e importiamo Paco, Maradona, adesso dico quelli che mi ricordo, non sono molto pratico, Ibrahimovic, e esportiamo i geni. Ma la cosa leggermente drammatica, se non fosse comica, è che i piedi li facciamo funzionare a meraviglia. A parte la figuraccia dell'anno scorso, solitamente quando le nostre squadre di calcio vanno a competere a livello internazionale, se non vincono fanno la loro porta figura. Perché i piedi sappiamo come gestirli, sappiamo come si gestisce una squadra di calcio. Si prende la persona brava a ricoprire un ruolo e la si fa giocare in quel ruolo. A centrocampo ci mettiamo Pirlo, in porta ci mettiamo Buffon e a buttarla dentro ci mettiamo, non so come si chiama quello che c'è adesso, l'anno scorso c'era Balotelli, cioè prendiamo le persone che sanno fare qualcosa, che sanno ricoprire un ruolo e le mandiamo a ricoprire quel ruolo. Banalmente si chiama merito. Se il resto del paese, se il resto delle attività del paese dovessero funzionare così, non saremmo bravi solo nel calcio, saremmo bravi un po' in tutto. Ahimè non è così, molto spesso, troppo spesso, si viene assegnati non per merito ma per appartenenza. Io sono il figlio di, sono il cugino di, sono l'amico dell'amico, e questo fa sì che, a differenza di come siamo bravi nel calcio, nel resto delle cose abbiamo perso qualche posizione, abbiamo perso tante posizioni. Nessuno gioca nel Milan perché è il cugino di Berlusconi, o nell'Inter perché è lo zio di Moratti. Giocano le persone giuste nei ruoli giusti da ricoprire. E così facendo la squadra solitamente vince, ma attenzione, se la squadra non vince, sempre nel calcio, mi piacerebbe che l'Italia funzionasse come il calcio, perché se la squadra non vince, se perde 3-4 partite di fila, il responsabile, cioè l'allenatore, fa fagotto e se ne va, e lasciamo spazio a un nuovo allenatore che magari porta delle idee nuove, che magari ha delle intuizioni innovative e che fa riprendere competitività alla squadra. Ahimè, cari ragazzi, succede solo nel calcio. Farlo succedere anche nel resto delle umane attività, sappiate che tocca a voi. La nostra generazione ha rovinato il paese, probabilmente. Dovete aggiustarlo voi adesso, non tutta la nostra generazione, Qualcuno, povero Cristo, che ha fatto le cose cercando di farle per bene, mi metto tra quelli. C'è. Tutti sapete di internet, la usate certamente molto meglio di me, anche se, nonostante l'età, io sono un utente piuttosto evoluto.
ma sono un utente evoluto perché parto da lì. Nel 1993, alzi la mano chi era già nato nel 93. Pochi. Quando la maggior parte di voi non era ancora nata, io, attaccato all'albero delle opportunità, ho visto un'arancia blu. Ho capito che stavano tirando un cavo dagli Stati Uniti all'Europa e che internet stava arrivando in Europa e quindi in Italia. E sfidando lo scetticismo di molti, le paure di altrettanti, il ridicolo di alcuni altri che mi dicevano: ma no, figurati, internet è un'americanata, durerà due mesi, sono tutte cose che non hanno senso. E io dicevo: no, secondo me questa cosa ha un piccolo futuro. E ho creato nel 93 la prima società privata italiana che si occupava di internet. A voi forse alcune cose, alcuni riferimenti non dicono molto, perché molti non si ricordano neanche di oggetti come Netscape. Però, giusto per dire come si può essere avanti coi tempi, li abbiamo visti nascere tutti, Netscape, Internet Explorer, tutti li abbiamo visti nascere, la Yahoo, non c'era niente. C'era una piccola società a Brescia che si chiamava Onion, e il marchio era una cipolla. E insomma, non hanno inventato proprio tutti gli altri. E chi usa la mela, c'è chi usa... Noi usavamo la cipolla. E abbiamo cominciato a studiare internet. La società è cresciuta, è andata bene, è stata una bella avventura imprenditoriale, eravamo davvero molto bravi, io dico, i miei soci mi dicono che esagero, ma io dico che eravamo i più bravi, e quindi avevamo conquistato un bel mercato, avevamo una clientela molto prestigiosa, i clienti arrivavano, cominciavano a capire l'importanza della posta elettronica, dei servizi che sono possibili, i siti web, eccetera, eccetera, ci facevano delle commissioni, ci pagavano le fatture, l'azienda cresceva, creava posti di lavoro, è diventata una bella azienda. Alla fine avevamo circa 200 persone, 4 sedi, Milano, Brescia, Torino e Cuneo, e poi nel 2009 era diventata un'arancia arancio, era diventata un'azienda come ce ne sono tante. Non c'era più la novità, lo stimolo, l'innovazione. Era una bella azienda che stava sul mercato, che aveva i suoi clienti e che viveva e che cresceva. E quindi me ne sono andato, perché ero in caccia di altre arance blu. Era il periodo in cui si cominciava a parlare di questi oggetti, si cominciava a parlare di quegli oggetti, non c'erano ancora, ma chi aveva orecchio sapeva che stavano per arrivare, e quindi bisognava studiare per essere pronti ai nuovi linguaggi, all'iOS, all'Android, a Windows Mobile, Amigo, ci eravamo preparati anche per Amigo, che era una cosa che è morta prima di nascere, però bisognava studiare. Quindi nel 2009, con alcuni amici, abbiamo dato vita a Superpartes, il cui nome completo è Superpartes Innovation Campus Federico Faccini. Gli ho dedicato il campus a Federico Faccini, dove abbiamo cominciato a studiare l'Internet Mobile Computing e dove, cominciando a prendere possesso delle nuove tecnologie, dei nuovi linguaggi, abbiamo capito che il mobile computing sarebbe stata una componente
utile, essenziale, di un'altra cosa che sarebbe arrivata e di cui adesso si sta parlando molto, che è l'IoT, dicono quelli che parlano bene, io dico che è Internet delle cose. Con Super Partes facciamo questo, lavoriamo sull'Internet delle cose, ma lo facciamo in un modo nuovo, nel senso che non pensiamo di avere noi in tasca la genialità o la verità in assoluto. Pensiamo che ci siano tante teste che pensano, sono tanti cervelli capaci, e noi quelli cerchiamo, e quando ne troviamo uno gli chiediamo se vuole percorrere un pezzo di strada con noi, e con lui facciamo nascere una nuova azienda. Quindi noi siamo una fabbrica di aziende. Qualcuno potrebbe dire siete un incubatore di start-up. Non mi piace nessuna di queste due parole. Incubatore non mi piace, se non altro per l'assonanza. Io non, con rispetto parlando, non voglio incubare nessuno. Mi basta che nessuno cerchi di incubare me. E startup perché dà l'idea che si voglia rifare Instagram. Hanno già fatto Instagram, Facebook c'è già, Twitter c'è già, ma soprattutto non c'è niente di male a fare una bella azienda che oggi ha 5 dipendenti, fra 5 anni ne ha 30 e tra 10 anni ne ha 100. È di aziende che abbiamo bisogno. Dobbiamo cercare delle arance blu, ma devono essere delle arance poi, devono avere del succo all'interno, devono avere gli spicchi, la buccia. Non possiamo inseguire tutto il sogno di fare Next e venderla a Google dopo 6 mesi per 12 miliardi di dollari. Qualcuno ci riesce, sì, così come qualcuno riesce a diventare, io qui dimostro sempre la mia età, non conosco il pugile che è campione del mondo adesso, l'ultimo che mi ricordo è Tyson. Qualcuno riesce a diventare Tyson, non ho indietro, ma per uno che diventa Tyson, per uno che inventa Instagram, ci sono decine di migliaia di ragazzi che si fanno sfasciare la faccia e il cervello nelle palestre delle periferie. No, facciamo delle aziende. Perché è di quelle che c'è bisogno. Perché l'Italia è diventata un grande paese grazie alle piccole aziende, grazie alla creatività e all'immaginazione dei suoi imprenditori che la mattina si alzavano, cominciavano a pensare alla loro azienda, ci pensavano finché andavano a dormire e nel frattempo la portavano avanti e la facevano crescere. E a proposito di crescita, sento parlare, ma lo sentirete anche voi in questo periodo, di crescita e di sviluppo, creando una leggera confusione, perché sembra che siano la crescita e lo sviluppo sembra che siano la stessa cosa. Io non sono d'accordo. La crescita e lo sviluppo sono due cose molto diverse. La crescita la si fa banalmente, non banalmente, ma la si fa con degli investimenti. Si costruisce una nuova autostrada, si fa un porto, si costruiscono una serie di scuole, una serie di infrastrutture importanti, ci si buttano dei soldi. Purtroppo noi li buttiamo sempre a debito, quindi abbiamo un debito insostenibile. E si fa crescere l'economia. Lo sviluppo è un'altra cosa. Lo sviluppo richiede intelligenza, richiede immaginazione, richiede capacità di sognare e di rischiare
e soprattutto richiede capacità di prevedere e di immaginare e di studiare, di cercare di capire cosa succederà nel futuro, non troppo lontano, ma nel futuro percorribile, e di farsi trovare pronti all'appuntamento con questo futuro. Questo è lo sviluppo e non è fatto solo di denaro. È fatto di una serie di intelligenza collettiva, di tessuto sociale, di società. Vi faccio un esempio. Facciamo finta che riusciamo a prevedere che un'immane catastrofe farà succedere uno tsunami che sommergerà l'Olanda e i Paesi Bassi, dove vivono 2 milioni e mezzo di persone. Allora prendiamo tutti gli olandesi prima che succeda il disastro e li portiamo su un'isola deserta e li lasciamo là. Torniamo dopo 25 anni. Secondo voi, dopo 25 anni, ci troveremo gli scheletri degli olandesi morti di fame o ci troveremo università, piscine, campi da tennis? Cosa troveremo in quest'isola? Ditemelo.